Moribondi. Namaste amici, io sono Leone, un gatto pelosone super ciccione. Sì, è il mio gattone. E lui è Artù, che sta annusando il letto, perché non so se lo sapete, ma è bellissimo annusare il letto. Pure buongiorno, namaste amici, ciao amici. Sto per uscire, quindi devo fare questa clip velocissima, perché c'è Andre che mi sta aspettando al freddo, al gelo. Al freddo, al gelo, e vieni in una grotta. Al freddo, al gelo. Vabbè, qualcosa del genere. Mia sorella vuole fare un mystery box, che probabilmente avrete anche visto sul suo canale. Ma questo mystery box, siccome io quelli di Amazon li ho già utilizzati tutti e sappiamo già che i prodotti sono dentro, ho deciso di fare un bel regalo io a lei e di costruire io un mystery box. Ho preso 100 euro dal mio portafoglio, andrò al centro commerciale e riempirò questo box con 100 euro di prodotti che deciderò io. Quindi andiamo a vedere che cosa stiamo per combinare. Vedrete quello che metterò dentro, vedrete quello che non metterò dentro. Vabbè, vedrete un sacco di casino che io e Andre faremo. E quindi ci vediamo tra poco al centro commerciale. Questi sono i 100 euro che metto a disposizione per la mia sorellina. E lo so, Nicole, che tu avresti preferito avere 100 euro, ma li spendo per te, per farti avere un bel video e per farti ridere nel mio video. A tra poco. Mio Dio, ma quanto sei carina che dormi lì. Ciao fiamma, sei proprio carina, bella addormentata nelle coperte. Vedi, non farci la pipì dentro, eh. Io ho capito che siamo sotto Natale, raga, ma non troviamo un parcheggio al centro commerciale. La cosa è molto molto grave. Andrea è felice di tutto ciò, guardatelo. Non c'ho mal di testa. È felice perché ha levato il cerotto. Sì! Non ti prenderò più a pugni, lo giuro. Quanto sei carino mentre guidi il carrello. C'è talmente tanta nebbia che sembra... Andre, c'è la macchina. Stavi per fare il danno. Guarda che carino, Andre. Non mettiamo quello. No, non può, no, tu hai quello. No, Andre, come lo guidi quel carrello? Dai, vai a prenderlo. Fammi vedere come lo spingi. Prego, da dove lo portiamo? Sì, certo. A Milano è arrivato il gelo polare artico da un paio di giorni. Io non so neanche dove siamo. Vabbè, fa niente. E un freddo così l'ho sentito poche volte nella mia vita. Non vedo l'ora di andare in Kenya. Missione di oggi. Abbiamo 100 euro e dobbiamo fare un mystery box. Io, sì, tu quanti ne hai? 5. Vabbè, abbiamo 100 euro miei. 105 e dobbiamo fare un mystery box alla Nicole. 3, 2, 1, andiamo. Bravo Andre, tu hai scelto di andare in questo reparto. Quindi qua possiamo comprare un angelo, una tazza, un bicchiere di plastica senza... Oh, di vetro, no. Andre, ce l'ho! Un contenitore per le verdure. Prendiamo una grattugia. Ma se magari prendessi anche qualcosa di utile, così magari non buttate via, no, eh? Sì, una grattugia, non ti sembra carina? Vabbè che tu ti grattugi le dita, quindi con colpo. Guardate, la mia bibi, non so se si vede, prendo il focus col naso. Non si vedrà mai. Aspetta, mi sono spelata un dito. Puoi decidere se spelarti grande o... Ok, no, facciamo anche no. Allora, io direi di cominciare con un gioco in scatola. Adesso cerchiamo bene quale e le metteremo un bel gioco in scatola per poi farci un bel gameplay. Vai, Nicky, un bel microfono! Con Crystal Ball ci puoi giocare? Crystal Ball. Beh, visto che ha la macchina, direi anche un deodorante per macchina. Un bel Arbemagic rosa tenda. Oppure verde. Oh, questo è in promozione, raga. Prendiamolo in offerta che costa meno. Prendiamogli anche quello, un casco per la macchina. La sicurezza prendi tu. Sì, ma... Ok, ok. Andre, prendiamoli un po' di croccantini per gatto, per favore. Allora, Nicole piace. No, è che da mettere poi mi servono a me da mangiare i gatti. Però almeno nei 100 euro li mettiamo. No, non quelli che c'è lei. Tutto questi. Nicole, ascolta, acchiappa che mi serve per dare del cibo al mio gatto. E visto che la Nicole ha anche tanti cani, come saprete, gli prendiamo anche o un giochino tipo gallina oppure del cibo. Boh, che dite? Guardate, Zaku! No. Ciao, amore! Quello è più bello. Smettila. Guardalo. Wow, Bonnie Beats! Scusa, prendi questo. Sono 7, c'ha 5 cani, più Zaku 6, più lei 7. Posto. No, questi sono troppo duri. Ah. Quelli puoi mangiarli tu. Questi, Andre, li prendo per te, per quando bevi il caffè a casa mia. Guarda quanto sono carini. Così non usi la tazza di Sasha e Sasha non urla. A me non bevo il caffè. Beh, dei tovaglioli colorati, chi non li vorrebbe? Ma non è che questa mystery box in realtà sono cose che ti servono a te in casa. Stai zitto! Le cose per la festa, li prendiamo una candela con l'otto. Prima o poi farà 80 anni. O 28, 38, 48. Ma Sabri, dimmi che vuoi cucinare qualcosa stasera. Cosa vorresti fare? No, aspetta, ma cos'è sta roba? Siamo sacchetti. Sì, ma guarda. Poi ci sono guanti. È magia. Tutti vorrebbero trovare delle zucchine o cetrioli.
zucchine. Solo perché c'era scritto? In una mystery box. Ah, ok. Ecco la prima parte di mystery box. Quanto è triste questa mystery box. Sai che è bruttissima. E visto che io e Andre facciamo un po' schifo, direi che una pausa pizza ci sta molto 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 bene. E visto che la Nicola ama le cose di casa, andiamo da casa nuova. Scherziamo, perché noi amiamo le cose della casa, ma loro non amano noi perché non si può entrare col carrello. E allora, capito? Casa nuova, noi andiamo da casa. Imparano. È casa vecchia. Ma si possono usare i carrelli. Non lo so, provaci. Massimo ti sghiglia. Vai, entra tu. Fai finta di niente, fischiate e vai. No, dai, entra tu. Dai. Il cameraman. Neanche da casa si può entrare con il carrello. Sai dove non si può entrare? Neanche da Tiger, dove sto per entrare. Vabbè, quindi però dobbiamo andare per forza da Tiger, perché sapete che da Tiger sono un sacco di cose. Casa. No, stai qua. Un sacco di cagate, come le chiamo io, però belle. E quindi andiamo a riempire un po' di, diciamo, frusaglie il suo mystery box. Io inizierei a prenderle una decorazione natalizia. Giustamente sarà la prima cosa che aprirà nel video e se lo metterà, quindi non so se prenderle questo di Natale. Questo con delle pere con dei problemi, gli occhiali party, c'è un sacco di roba. Ho trovato un gioco stupidissimo che devi lanciare le cose tipo con la catapulta dentro nei cosi e mi sa che entrerà nel mystery box. Tiger riserva sempre un sacco di sorprese. Nicole, sarà divertente. E prima di andare avanti con i prossimi negozi c'è una Mondadori dietro di me e ovviamente sapete che Sabri, dove sono i libri, passa a firmare. Ce n'è una pila che tra l'altro non nel reparto YouTube, l'ho trovato qua all'ingresso e già che ci sono io me li firmo tutti. E visto che la mia l'avevo rotta, mi sono fermata a prendere la valigia per andare in Kenya. Questa è una e poi adesso ne vado a prendere un'altra, perché la seconda è quella che conterrà tutte le maglie dei bambini, perché sapete che io vado in Kenya a portare un sacco di magliette e la regalerò anche a qualcuno. Chi sarà il fortunato? E volevo vedere se c'era in un altro negozio, perché comunque l'anno scorso ne ho trovata una che aveva tutti i segni dell'Italia, tutte le cose con le capitali, con le città importanti italiane, quindi volevo quella. Andre, quanto è bella la mia valigia color rosa tenda. Rigorosamente rosa tenda, è bellissima. Box, è stupenda. Sono venuta al Toy Center perché devo comprare il regalino alla figlia di Andrea, la ragazza che fa le pulizie, e vampirina. Che cosa diavolo è vampirina? È questa vampirina? È vampirina. Sto cercando questa vampirina disperatamente. Ti prego, signore, lassù, faccia che questa sia vampirina e la bambola giusta. Oh, and since we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Quanto sono inquietanti quei pinguini! Oh mio Dio! The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. E let it go, l'ha cambiata lui! E non posso non prendere qualcosa al Disney Store alla Nicole, cioè è impossibile, devo prenderle per forza qualcosa. O le prendo un pigiamino, guardate che bello. Ci sono i pigiamini di Ariel, che carino, pure una bella tazza. Oddio. Raga, Disney mi ha palesemente copiato, guardate, sapete che nei tappini così di sughero faccio io le mie collanine. Oh! Una bella maschera di bellezza delle principesse. Ma Andre, se ti fai la maschera di Cenerentola, diventi Cenerentola? Probabilmente sì. Immagino. Vedi se c'è quella di Brad Pitt. Sì, guarda, Brad Pitt. Vabbè, diciamo che in teoria doveva essere un mystery box da 100 euro. In realtà è diventata una sacca della Befana da 200 euro. Però, vabbè, sono io, sono fatta così, non ci posso fare niente. E mia sorella deve essere felice di ciò. Sono fuori focus perché ha preso Andre che faceva ciao mamma, sono in televisione. Vado a Primark perché devo prendere l'altra valigia, come vi dicevo prima. Hashtag sponsorizzato, così se il signor Primark magari mi vuole pagare. È sul mio canale, Massimo Primark paga me. Grazie signor Primark. Vabbè. E ci aggiorniamo dopo. Valigia trovata. E già che c'ero, ho comprato anche tipo delle lenzuola, quelle matrimoniali, e questa per mettere nel mio letto singolo. Che cosa hai comprato? Allora, Loki per te. E poi le vitamine masticabili Junior compresse. Le supposte? No, sono vitamine. Gli ho detto scusi, mi darebbe delle caramelle con le vitamine per gli adulti? E lei mi ha detto non ci sono, sono quelle per i bambini. E allora sai io che cosa l'ho detto? Va bene, ne prendo due. Cioè, ma nel senso, non funziona così. No, lei ha detto che va bene, mi fa solo non esagerare, ma va bene, il mio ragionamento ha senso. Ma e se fai così, c'è anche Garfield. Non si è visto Garfield. Vai Garfield, prendiamo subito una vitamina masticata. Ma sono supposte, Sabri. Aspetta, aia. Che schifo. Di vomito, assaggia. Hanno lo zucchero. Mi volevi uccidere? Il sapore però è buono.
sono vitamine, vediamo il lato positivo. Ce l'abbiamo fatta, raga, abbiamo raggiunto Sasha, che mi ero dimenticata di avere un fidanzato. No, di avere un fidanzato, che oggi mi aveva chiesto di andare fuori a cena perché lui aveva una sfida da fare che sicuramente avrete visto sul suo canale, dove mangiava 100 pezzi di sushi. Non si sa. No, e loro l'hanno visto sul tuo canale, non lo so. E questo è più un esperimento, perché sono tante cose variegate, più che una sfida con il cibo, è più riusciresti a mangiare. Ok, io ho già scommesso di no, la cameriera ha scommesso di no, Andre spira di no perché vuole mangiare lui. Comunque, ripeto, l'avrete vista sul suo canale, lo so che hai fame. Ma volevo farvi vedere cosa ho preso io, anzi ve lo faccio vedere quando arriva, perché è la seconda volta io prendo quello con il sushi, con tipo le fragole, l'avocado, una cosa strana, una cosa di frutta buonissima, e poi... Sì, ho ordinato. E poi da bere una Coca-Cola normale, grazie. E anche un'acqua naturale. L'ho già allora, a posto così. E dicevo, prendo tipo il sushi con la frutta, che voi direte, ma è da pazzi, in realtà è buonissimo. E dopo ve lo farò assaggiare insieme. Ecco, questo è quello che vi dicevo voi, che ha le fragole, l'ananas, boh, tipo la pesca, non lo so, le mandorle. E raga, boh, a me piace un sacco. Cioè, ve lo giuro, non so com'è possibile che le fragole, l'ananas. Amore, cosa sono? Fragole? Ah, mango, tatto. Mango io. È finito. E noccioline, diciamo, mi piace questo mix fantastico. Noccioline. State zitto, Andre, stai zitto. Vorrei, amore, fartela assaggiare una, ma è meglio che il tuo stomaco stia bello vuoto. Non rompermi. No, io voglio vedere la tua sfida, tranquillo. Adesso vi faccio vedere quello che arriva. Se qualcuno di voi non ha visto il video, lo vedrà qui che cosa sta per arrivare per lui. Andre, tira fuori. Perché hai una cuffia? Buono mangiare così, ragazzi. E te l'ha data tua nonna? Per non sporcarti. Occhi, così può condire il sushi. No, adesso ma Andre mangi con la cuffia. Questo è il teatrino che Sasha sta facendo. Anche uno che mangia mentre sta registrando la sua sfida. Perché vi farei vedere che cosa è verde, è gelato. Ah, e non è solo quello, c'è anche quello e quello. Io ho scommesso che non ce la fa. Voglio che lui dice di farcela. Il mio canale a dare supporto, perché sì, sono già passati, amore, del tuo canale a darti supporto. Comunque sappiate che oggi martedì, non so che giorno sia, di dicembre, io ho scommesso che il mio amore non ce la fa. I risultati, se volete vederli, andate sul suo canale. Amore, guardami. Allora, sappi che se non arriverai a fine di questa giornata, io ti amo, nel senso, ti ho sempre amato. Vabbè, almeno morirò felice con la pancia piena. Ah, grazie. Vabbè, io direi che è il momento di chiudere questo video, perché mi viene da piangere. Non voglio immaginare che cosa succederà dopo. E bella. Ciao.